Un grazie per qualcuno a denti stretti, ma comunque un grazie alla vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti per aver partecipato all'inaugurazione della nuova TAC all'ospedale Liopò, ma pure un invito adesso a far sul serio per mettere in piedi con tutti i crismi del caso il distretto Casalasco Via Danese promesso. Giovedì nel tardo pomeriggio davanti all'ingresso dell'Oliopò è stata organizzata una conferenza stampa alla presenza di Velleda Rivaroli, Mario Daina, Fabrizia Zaffanella, Luigi Borghesi, Claudio Bottura, Fabrizio Vappina e Adalmo Manfredi, sottoscrittori anche se non presenti, Stefano Bini, Paolo Longhini e Pierluigi Pasotto. Di fatto il centro-sinistra e la sinistra locale, oltre al Movimento 5 Stelle. Tutto questo per ribadire il concetto che è tempo di muoversi al di là delle parole ed è anche tempo di fare uno sforzo per sistemare le criticità di personale del nosocomio Casalasco. In sostanza, sì, noi quello che chiediamo è dalle parole ai fatti, nel senso che il fatto che si siano accesi un po' i riflettori, in particolare sul nostro nosocomio, quindi sull'Olio Po, l'abbiamo ritenuto assolutamente positivo. È chiaro che ci aspettiamo che non sia solo la classica passerella. Quindi noi adesso attendiamo e premiamo affinché il distretto parta velocissimamente. La cosa essenziale, è chiaro, quello che chiediamo è che poi il distretto dipenda da un'unica SST. Chiaramente ci dovranno essere i passaggi con le convenzioni tra le due SST per una questione anche di posizionamento del personale e quant'altro. Non è che ci aspettiamo che dall'oggi al domani questo possa avvenire, però è chiaro che non possiamo neanche aspettare ulteriori mesi affinché esca questa delibera regionale di istituzione vera e propria del distretto. I rilievi che sono stati effettuati dal Ministero rispetto ad alcune modifiche che devono essere apportate alla legge 23 non vanno ad influire sulla scelta e sulla partenza del nostro distretto. L'ospedale è e deve restare un ospedale DEA di primo livello per acuti, con un pronto soccorso che funzioni H24 e che gestisca ovviamente la fase acuta del paziente, che poi deve riversarsi sulle altre strutture del territorio, che devono essere tutte coordinate da un'unica testa, quindi dal direttore del distretto.